Salve a tutti amici, in questo video vorrei parlare della differenza tra spam e phishing nelle mail. E voglio parlare di questo perché molti provider, nella sezione apposita nel sito, come per esempio la posta di Gmail, si può selezionare un mittente di un'email che abbiamo ricevuto e possiamo segnalare per spam o per phishing. Dobbiamo stare attenti a capire se si tratta di spam e se si tratta di phishing. Sono due cose diverse e anche la parola spam adesso è un termine che è diventato troppo comune. Adesso si usa anche quando non è spam. Per esempio, sento molto spesso dire spam alla gente che vede uno pubblicare un contenuto. No, no, non è così. La differenza sarebbe questa. Allora, intanto, spam è un contenuto indesiderato che è stato, appunto, ci è stato inviato nella nostra casella di posta. In questo caso parliamo sempre di posta elettronica, senza il nostro permesso. Che cosa vuol dire senza il nostro permesso? Vuol dire che noi non abbiamo né accettato una clausola, non è una newsletter, perché attenzione, un sito che ha una newsletter che ci manda 5 mail al giorno, per dire, non è, secondo me non è spam, perché comunque se noi abbiamo accettato questa newsletter, noi comunque possiamo sempre dire di disabilitare la newsletter, perché sotto ogni newsletter ci deve essere per forza un tasto unsubscribe o disiscriviti, in modo che noi possiamo tranquillamente toglierlo. Quindi per me, visto che il termine spam ormai è anche quasi soggettivo, per me non è spam, è un qualcosa che comunque abbiamo accettato noi, magari non sapevamo fosse così frequente, però abbiamo accettato noi, quindi ci disiscriviamo e siamo a posto. Non lo è quindi neanche quando, non so, abbiamo comprato un qualcosa e ci hanno detto ti possiamo contattare per delle offerte, noi abbiamo detto di sì e ci arrivano questi messaggi. Anche qui abbiamo dato noi il nostro consenso. Lo spam è quando ci arrivano delle cose, non si sa perché, non abbiamo accettato nulla. Il problema è capire quando non abbiamo accettato e quando abbiamo accettato. Per esempio, i messaggi promozionali dei nostri provider, non so, anche nel cellulare quando ci arrivano i messaggi di varie offerte, che però sono del nostro provider mobile che ci ha fatto accettare quella clausola, e magari lì dobbiamo andare nel sito a cercare se c'è una clausola che ci permetta di annullare questa sottoscrizione. Quindi per me spam è sempre qualcosa che non abbiamo accettato. La difficoltà, ripeto, sta nel capire se abbiamo accettato senza capirlo, senza volere, oppure no. Questo è lo spam. Mentre appunto, quindi offerte promozionali, richieste, ma tutta roba secondo me sempre nella legalità si rimane in spam. Quindi è spam quando tu mi parli delle tue offerte, io non ho detto nulla, tramite mail mi arrivano queste cose e io non le volevo. Questo è spam. Diventa phishing quando c'è un tentativo di truffa o di frode. Quindi truffa a livello di rubare dati personali. Quindi se in un'email promozionale in realtà c'è un sistema di aggiramento che mi fa mettere dei dati e mi vengono rubati, lì la cosa è molto più grave. Non si tratta di spam, si tratta di phishing. Phishing, appunto, è che tu stai cercando di rubare dei miei dati personali. Il classico esempio di phishing è quando la banca, una finta banca, ci manda un'email con scritto che il conto ci viene chiuso se non facciamo login e non risolviamo il problema. Ci viene scritto cliccare qui per andare al login, ma in realtà ci porta su un finto sito che sembra quella banca e ci rubano i dati personali. Oppure sempre sulle poste italiane c'è un sacco di phishing, perché tante persone hanno il conto alle poste italiane o con la Postpay, quindi tentano sempre di fingersi le poste italiane, ma non sono ovviamente le poste italiane, e questo è phishing. Poi non sto a spiegare tutti i metodi perché ho fatto un video dove parlavo anche del phishing, di come riconoscere le truffe, quindi qua mi soffermo sulla differenza. Quindi assolutamente state attenti a non segnalare come phishing spam, quindi una semplicissima offerta, un invito, un qualcosa che comunque è legale, non andrebbe segnalato come phishing. Poi è vero, c'è un organo competente che lo analizza, se vede che non è phishing, in teoria non penalizza in tal senso il mittente. Comunque, se non si è sicuri, magari si cancella le mail e basta. Comunque è facile, secondo me, riconoscere il phishing, quindi se vi guardate quel video, cercate phishing Fabrizio Gherardi, lo trovate, sarete comunque in grado di capire se è phishing o se non lo è, senza neanche andare a cliccare sul link, ma basta anche solo passarci il mouse e vedere il link di destinazione, si capisce. Insomma, la frode è una frode, la pubblicità è un'altra cosa, quindi questa è la differenza sostanziale tra spam e frode. Quindi ripeto, spam è un messaggio che non volevamo, indesiderato, ma comunque in un certo limite di legalità. Poi un conto è se si viene a sapere che non era legale neanche quel prodotto, però intanto fino a quel momento il messaggio in sé è solo spam, non è phishing. Phishing è quando tale messaggio vuole truffare noi, vuole rubarci dei dati personali o comunque mandarci dei virus o qualsiasi tipo di sia truffa telematica nei nostri confronti. Un saluto a tutti.